audio messaggio per voi. Non state a perdere tempo, ho risolto già tutto io. Lo sapete, io sono il vero Brave. Davvero, Baby Fashion Guy, arrivo sempre al mio obiettivo. Guardate un po' e ditemi se non sono stato brave. Ciao Germano, sono Domiziano di Baby Fashion, ti ricordi di me? Sì. Ciao Renzo, non ci vediamo da un po', come sei stato? Non è facile, soffro, quindi è tutta una strada in salita. Anche tu Germano desideri, sogni una nuova collaborazione con Baby Fashion? Sì. Ogni mattina c'è un sogno diverso da portare avanti, c'è una sfida nuova, bisogna sempre essere in progressione. Dobbiamo correre alla sfilata di Diesel. Tranquilli fratelli, voi non avete né età né esperienza per fare reporter. Andiamo io e Virginia. Ma dove sono finiti? Stanno facendo gli sciocchi allo stand della Diesel. Basta ragazzi, dovete correre alla sfilata. Dai Dion, muoviti, devi mandare a intervistare i grandi capi, corri! Ma un'altra volta, dove diavolo sono andati? Sono ad un ricevimento. Non solo hanno sbagliato luogo, ma anche epoca. Che fenomeni. Che fico. Quello sembra io quando mi arrabbio. Che figo questo speciale Diesel, fatto da noi di Baby Fashion. Vero Renzo? È stato un successo, è piaciuto ai miei amici, perché quando raggiungi poi i risultati riesci veramente a gustarli. Ma secondo te Germano, con il vostro stile e la mia conduzione, dove possiamo arrivare? In tutto il mondo, in Giappone dove abbiamo un sacco di soddisfazioni, America, in tutta l'Asia principalmente, poi tutta l'Europa, Middle East e East Europe. Quali futuri obiettivi con noi di Baby Fashion? Continuare sicuramente a crescere, andare in più paesi possibili. Germano, hai già firmato la proposta con Baby Fashion? Mentalmente sì, fisicamente no. Renzo, quanto tempo è passato? Mi sono caduti due denti nel frattempo. Insieme siamo una bella squadra. Da solo penso non sono nessuno. Dai Renzo, non ti buttare giù. Saremo sempre amici. E poi si sa, chi trova un amico, trova un tesoro. L'onore per me. Per quanto riguarda la nostra collaborazione, ti chiedo solo una cosa. Che è?